Buongiorno, ciao a tutti. Oggi siamo al parco. Siamo al parco con Noah, Cristian è a scuola. E noi siamo venuti così a prendere un po' di sole, visto che oggi è una bella giornata. Oh yes! Poi oggi papà ha detto che voleva parlare con voi di un discorso Molto importante. seriamente però, Molto seriamente, qual è il discorso serio che devi fare? No. Che strano, perché Lester che lo vedete che fa il serio è una cosa proprio Veramente stranissima. amore. Sì. Manco quando dormo. Ma tu scherzi Io pensavo che sempre. quando dormivo almeno lì ero serio, no, niente. Simpatico. Allora, papà, qual è il discorso importante? L'altro giorno pensavo fra me e me, no? Parecchi amici italiani, no? Ultimamente mi dicono: ma insomma, la situazione a Cuba com'è? Mi racconti un po'? E poi dopo due chiacchiere, dopo che gli spiego un po' le cose come stanno, dicono sempre o quasi tutti la stessa cosa. Vabbè, però stanno uguali rispetto a noi, cioè anche qui c'è una dittatura, qui anzi peggio, perché qua non puoi fare niente. E quindi mi fa ridere la cosa, non che qua non ci siano dei problemi, ci mancherebbe a Dio, ci sono molti problemi, anzi troppi problemi per essere una democrazia. Però non c'è paragone, ragazzi, cioè quando uno si guarda quello che succede a Cuba dall'interno e anche da fuori, bisognerebbe solo guardare con più attenzione. Uno se ne rende conto che lì la situazione è proprio estrema sinistra, e una dittatura ferrea, atroce. Pensate che lì ci sono dei ragazzi che con non più di 15-16 anni che sono in galera, gli chiedono 10, 15, 16 anni per aver detto semplicemente una manifestazione pacifica, patria e vita o abbasso la dittatura. E lì c'è tuttora un unico partito comunista. Sì, quello col martello, quello c'è. Cioè, e non puoi essere affiliato a nessun altro partito, perché tutti gli altri partiti, ecco, per dire, sono tutti illegali, non ci possono essere. Quindi di conseguenza vai anche in galera. Di fatto la Costituzione che hanno fatto da poco non ti permette appunto di avere nessun altro credo politico. E perciò gente in galera per qualunque cosa si dice, è un paese allo sbando totale, dove non funziona niente, perché tutte le infrastrutture sono per terra, le strade non funzionano, non ci sono macchine, non c'è petrolio, e le case cascono, gli ospedali, sapete che se voi andate in ospedale a Cuba, e questo ve lo dico con tutta E meno male certezza, che dicono che la salute è dovete gratuita portare, e cioè dovete prendere, tipo mia zia mo adesso è andata, si è dovuta ricoverata. ricoverare in ospedale perché ha una specie E il dengue ha di avuto? no, Non era c'ha il dengue? un batterio, e la medicina si trova solo in ospedale, perfetto, quindi deve andare in ospedale. Lei per poter cioè per andare in ospedale deve portare la sonda da casa, e le garze, La siringa, la siringa, tutto tutto quello di quello cui che ho. si occorre l'ospedale lì non c'è, quindi perciò deve portarlo da casa. E mi diceva che se ti devi operare, devi portare il bisturi, l'anestesia, tutto lo devi trovare da fuori per poter fare l'intervento. Non vi dico le condizioni di igiene che c'è in No, questi. non ci sono. Non ci sono, Di perciò il genere non ce n'è rischio per enorme che niente. uno ha quando deve fare un tipo di intervento. E tutto questo. Di questo non si parla, si dice sempre che il sistema cubano è all'avanguardia, che è un sistema tra i primi al mondo, idem con l'educazione, che è tutta manipolazione, perché immaginate che i vostri figli dai 5 anni vengano addottrinati proprio a baghetta, insegnati sin da piccoli, appunto, sin dai 5 anni in poi, cose che manco i ragazzi di 12-13 anni dovrebbero ascoltare. E senza che poi i genitori possano dire nulla a riguardo, perché lì i bambini sono del governo, dello Stato, fondamentalmente. E potrei stare a parlare qua per giorni interi. Questo è uno dei motivi C'è per una cui non differenza enorme torniamola, cioè non fra. venne, perché scusami che ti interrompo, ma ultimamente pure a me mi dicono: ma perché non vai in vacanza? Perché invece di far venire tua suocera, tua nonna qui, perché non andate lì, no? Ma questo è uno dei motivi, cioè noi metteremmo a rischio
E la salute dei nostri Lì figli un adesso po'. c'è il dengue sta ammassando persone a destra e manca, perché il dengue, vabbè, Poi il dengue, io non ho capito che è una cosa. malattia trasmissoria, la trasmette la zanzara. La zanzara Una cosa del terzo pizzica la mondo, zanzara perché e basterebbe avere un dice po' più di il igiene, diciamo, no? presidente cubano, se si può chiamare così, ha detto vi dovete proteggere le zanzare. E come fate se non ci sono, non ci sono come qui Non curano le le cose, fogne, non no, le fanno cose la per spazzatura pulire, tutta per no, lì le terra. zanzare Casino. crescono come, cioè, così come Crescono. le formiche. Però insomma, quello che voglio spiegarvi è che non, anche se ci sono migliaia di problemi qui in questo paese, non c'è proprio paragone, ragazzi. Non, quando si parla di dittatura, ecco, questo è l'esempio, la Corea, il Venezuela, dove veramente per pensare diversamente vai in galera, per dire quello che pensi, galera. E, oppure se Che quello ti che stai dici non è mangiando, signore? troppo, non è troppo, Cosa c'è? forse Aspetta. le parole che usi non sono troppo forti, come ad esempio abbasso la dittatura o abbasso Didascalien o non più comunismo, e dici altre cose, allora ti sospendono dal lavoro, non hai più chance e ti macchiano anche la fedina penale e ti ricattano anche la famiglia. Se tu stai all'estero, Scusami, magari. a proposito di questa, mi dicevano dei miei colleghi al lavoro, mi dicevano, vabbè, ma pure qua, perché io per diverso tempo, quando eravamo proprio in piena pandemia, praticamente sono andata al lavoro, giusto per il fatto che non volevo vaccinarmi, sono andata al lavoro dovendo fare un tampone ogni 24 ore, 48 ore, adesso non mi ricordo esattamente. E dice anche questo, voglio dire, una mancanza di libertà, perché voglio dire, io per lavoro non devo pagare, sai, un sacco di soldi per... E quindi facevano, diciamo, il paragone Sì, di questa. su questo potrei dire la mia, nel senso i primi tempi sono stati confusionari un po' per tutti, perché il mondo si è bloccato, il mondo il primo anno non si è capito niente, quindi c'era veramente la paura universale e nessuno può dire il contrario. E la polizia usciva proprio che sembravano proprio extraterrestri e la gente chiusa dentro casa, che sembrava che l'aria che respiravi era contaminata. Questo è successo in tutto il mondo. Non eravamo preparati, ma dopo il primo e il secondo anno, secondo me l'Italia compresa ha sbagliato tante misure e una di queste è sto Green Pass. La gente comunque stipendiati con quattro soldi li hanno obbligati a fare, che non si volevano vaccinare, a fare i tamponi a go-go. Ok, tu li vuoi fare questi li vuoi obbligare a fare questi tamponi, cosa che a me non piace, la parola obbligo. Cioè, faglieli gratuiti, perché comunque tu devi anche essere in grado di decidere cosa vuoi fare della tua vita, cioè un minimo di decisione ci deve essere. Invece qua ti hanno messo i tamponi più cari possibilmente di tutta l'Europa, 15 euro i tamponi, ti hanno massacrato e tutta, io sono vaccinato, premesso che io sono vaccinato, tutta la famiglia siamo vaccinati, io per questioni di salute ho una mia scelta, però capisco nel momento in cui magari se io non mi volevo vaccinare e poi c'è un obbligo perché se non ti vaccini non puoi andare al lavoro, perdi il lavoro, ti ricatto. A me questa cosa non mi sta neanche bene, ossia anche lì ci sono stati molti, per quanto mi riguarda, molti sbagli e molta gente ancora oggi incazzata. Infatti l'Italia si è divisa, se già era divisa prima, Hai detto una lo parolaccia. è arrabbiata, lo è tuttora ancora di più, perché questo ha Chiamo le creato una divisione, ha frantumato proprio la popolazione, che già lo era, di fatto. Immaginate che questo che ha fatto il governo in Italia è proprio l'1% di quello che succede nel nostro paese, dove il governo decide quello che devi su tutto mangiare quello che devi e che di fatto non mangiare. mangi, quello A come parte ti lo devi curare, schifo infatti che non si ti curi. mangia, perché cioè, il pane che abbiamo visto in questi giorni che arriva, cioè che fa il panettiere, fa impressione. Cioè, dentro ti puoi trovare dai topi a di tutto e di più, quindi questo è anche uno dei motivi per cui non ci andiamo e consigliamo vivamente di non andarci. Vivere Cioè. anche da turista ad oggi è rischioso perché il dengue te lo becchi anche se sei turista, cioè i zanzare girano per tutti, uguale per Mettilo per tutti, terra, amore, così cammina un pochino, e poi non ci sono, guarda. appunto non ci sono proprio le medicazioni adatte. Poi c'è stata poi la virula del mono, cioè un'altra malattia che è uscita Bravo! dai bassi fondi e che di fatto è morto un tenente italiano poco fa, che è andato in vacanza a Cuba, è morto nel giro di 2 o 3 settimane.
Comunque, non perché io voglio dire che solo perché è un paese povero non ci si può andare, no, è proprio il tipo di governo che c'è in quel paese, in quel posto, che fa diventare la nostra vita ancora più insopportabile. Io sono sicuro e convinto che se Cuba... No, aspetta, scusami, io ti interrompo, ma ci sono persone che magari andando, sai, comunque se sentono male a Cuba vanno in un ospedale per turisti, ma anche quello, a mio avviso, secondo me è uno schiaffo alla povertà. Perché voglio dire, come fai ad andare in un posto sapendo che tu, perché sei turista, però, hai dei requisiti, hai del... No, però delle... quello, amore, è un'arma a doppio taglio, perché tu dici, vabbè, è sai, cioè io... bruttissimo, amore, cioè no, io non no, pure aspetta, per questo no, motivo non vado io da invece nessuna non la parte. penso come te, perché tu, come dicevo, io non la penso come te, perché tu puoi anche andare in un paese povero e tu di fatto aiuti, secondo me, l'economia di quel posto. E il problema è che... andare in un paese come Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Nord, tu stai portando soldi a una dittatura che poi quei soldi non andranno mai e poi mai reinvestiti per la popolazione. Questa è la piccola differenza, perché con tutti i soldi che Cuba ha preso negli ultimi anni, donazioni, soldi in regalo dalla comunità europea, soldi dal turismo che sono stati tanti, tanti, negli ultimi 20 anni Cuba ha fatto i milioni, i miliardi proprio con col turismo, eppure noi continuiamo a stare sempre peggio, i nostri frigoriferi sono sempre più vuoti, anzi a volte manco accesi perché non c'è la corrente. Mia nonna mi ha detto che ogni 6 ore tolgono la corrente per 8-9 no, ore. Adesso, vabbè, è passato l'uragano, va bene, però normalmente senza uragano, noi da quando ero piccolo io, c'è giornata in cui c'hai 6 ore di luce, 4 ore di luce, 12 di corrente. Luce, di corrente, il resto è al buio. Quindi immaginate dover cucinare, dover fare i compiti, no, sai dover quante... cucinare e non saper cosa cucinare, perché prima di tutto a volte non c'hai... Le pappette per i bambini, ho sentito che le mamme sono disperate perché si rovinava la roba da mangiare, capirai? Io ne ho visti migliaia di video di persone, mamme già a 25 anni che sono stanche proprio dalla vita, perché davvero... La vita lì, le cose più semplici per una persona che vive lì, che non ha un'economia, una buona economia o che non c'ha parenti all'estero, la vive male, ma molto male, perché anche le cose più semplici lì possono essere difficili da trovare. Qualunque cosa, vi dico solo, già lo credo, l'ho detto in un altro video, vi faccio una domanda: che cosa pensereste voi se all'improvviso arriva qualcuno al potere e vi dice, perfetto ragazzi, voi qua prendete 1500 euro al mese, ok? Questo è il vostro stipendio. Dimenticatevi i supermercati pieni di roba, eh? Immaginate i supermercati proprio quasi vuoti, perfetto. All'improvviso questo capo del partito che ci governa ci dice, perfetto, 1500 euro stipendio. Ok, però voi quando andrete a comprare al Conad o al Todis, non comprerete con, non andrete, andrete a pagare con l'euro, andrete a pagare con la sterlina. Ma io non guadagno sterline, perfetto, quello che succede a Cuba. Però non solo, ti serviranno delle sterline per andare al supermercato, te ne serviranno circa 8.000 o 10.000 sterline per poter comprare le cose necessarie per campare durante un mese. Ma tu mi guadagni 1.500 euro, come faccio? Ma a me mi servono le sterline, ma sono 10.000, ma la sterlina costa troppo, come faccio? Perfetto, mi obbligo a rubare. Cosa fareste voi? Questa è la è l'ABC di Cuba, con tutti i problemi che gli abbiamo detto e altri 100.000 che ce ne stanno. Quindi ragazzi, io vi dico, io lo dico sempre, a Cuba non ci andate, lasciate perdere Cuba, perché a parte che non al momento, non è il momento, non cambia, non è il momento, no, e poi davvero dare soldi a ste dittature a me mi piange il cuore. Preferisco proprio fare vacanze altrove. Lo dico con tanto dolore, perché alla fine è la mia terra, che la amo e la adoro, però la Cuba, questa Cuba non può essere la Cuba che merita il cubano. Questa Cuba deve cambiare, e io spero al più presto. Vi mando un bacio grande, spero di non essermi troppo dilungato. Ciao 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 ciao.